11 agosto 1892. Nasce a Cerignola, in Puglia, da una famiglia di braccianti agricoli, il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. La sua attività politica e sindacale inizia a 15 anni, quando è fra i promotori del Circolo Giovanile Socialista di Cerignola. Socialista, poi iscritto al Partito Comunista, soldato nella Prima Guerra Mondiale, antifascista militante, in esilio durante gli anni del regime mussoliniano, Di Vittorio è volontario antifranchista nella Guerra Civile Spagnola. Nel 1943, alla caduta del fascismo, è fra i fondatori della CGIL Unitaria. Nel 1946 viene eletto all'Assemblea Costituente. Dal 1944 fino alla morte, avvenuta nel 1957, Giuseppe Di Vittorio ricopre la carica di segretario generale della Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori. Il piano del lavoro caratterizza il secondo congresso della CGIL e la nota che io ricordo è che una sera in una riunione arrivò Di Vittorio e ci espose il piano del lavoro. Ecco così. Ecco. E noi rimanemmo tutti colpiti, insomma, perché l'idea era grande, era fascinosa, insomma. In fondo completava, ecco, il ruolo che la CGIL aveva svolto nella ricostruzione del paese. Siamo agli inizi degli anni 50. Il paese comincia a riprendersi, per riprendersi ha bisogno ancora, insomma, di tutto il concorso delle forze che hanno conquistato la democrazia. La situazione politica non consente questo tipo di collaborazione, e invece è il sindacato che offre questa via, perché una cosa che meravigliò allora, ma fu subito accettata e che poi dopo successivamente è stata materia di polemica, è il fatto che Di Vittorio disse: se queste nostre impostazioni vengono accettate, il sindacato è disposto a collaborare col governo che attua questo piano del lavoro.